Buondì. Stasera vorrei parlarvi del preludio tredicesimo del primo volume del clavicembalo ben temperato, BWV 858. È un preludio semplice, è praticamente un'invenzione a due voci, in fa diesis maggiore, tonalità piuttosto scomoda e strana da leggere e anche da suonare. Allora, come molti ricordano, Bach ha scritto il clavicembalo ben temperato proprio per affrontare questo aspetto inedito. È stato il primo, penso di ricordare, a scrivere in 24 tonalità diverse, una per ogni grado della scala cromatica, maggiore e minore, quindi primo grado, do, primo nota, do maggiore. Primo preludio, secondo preludio do minore, poi do diesis, preludio in do diesis maggiore, preludio in do diesis minore, poi re, preludio in re, die, in re maggiore, preludio in re minore, re, mi bemolle, preludio in mi bemolle maggiore, preludio in mi bemolle minore, eccetera, eccetera. Qui siamo arrivati a fa diesis maggiore. Allora, vediamo un po'. Si vede già dallo spartito, ma vediamo di capire perché ha tutti questi diesis. Pensiamo un attimo a Fa maggiore, la scala di Fa maggiore. Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si bemolle, La, Sol, Fa. Ok. Allora, se la prima nota era Fa, avevamo queste note. Se la prima nota è Fa diesis, un semitono sopra, tutte le note della scala sono un semitono sopra, il che vuol dire che sono tutte diesis, tranne quella che era bemolle, cioè il Si che era bemolle, un semitono sopra diventa naturale. Allora, Fa diesis maggiore non ha sette diesis, ma ne ha sei perché manca il Si. In Fa diesis maggiore tutte le note sono diesis, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, però il Si è naturale, Do diesis, Re diesis, Mi diesis, nota piuttosto strana, perché è un Fa naturale, Mi diesis e Fa diesis. Non è che a sentirla sia diversa né dal Sol subito sopra né dal Fa subito sotto il Fa diesis con uno strumento come questo che sto suonando io temperato elettronicamente, cioè perfettamente, è una tonalità come le altre. È solo un po' difficile da leggere perché non siamo abituati a queste cose qua. Però c'è un problema che quando si scrive un pezzo, il pezzo non è dall'inizio alla fine sempre nella stessa tonalità. Ci sono delle modulazioni, dei cambi di tonalità che vanno a tonalità vicine. Quali sono le tonalità vicine? Tonalità parenti strette. Beh, una tonalità parente stretta è la relativa minore. Per esempio, in Do maggiore una tonalità parente è la relativa minore, cioè la scala minore che usa le note di Do maggiore, e che è La minore. Qui che siamo in Fa diesis maggiore, la tonalità relativa minore è Re diesis minore. Re diesis, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Andrà probabilmente a Re diesis minore, oppure a tonalità parenti strette, cioè si può considerare come una tonalità parente stretta una tonalità che ha il più piccolo cambiamento rispetto a quella di partenza. Allora, ogni scala ha sette note. Piccolo cambiamento, cosa vuol dire? Che una di queste note diventa diesis o una di queste note diventa bemolle, non a caso. Per
può diventare bemolle la settima nota della scala. In questo caso la settima nota era Mi diesis. Quando il Mi diventa naturale, siamo in Si maggiore, tonalità parente di Fa diesis maggiore. Oppure una di queste note diventa diesis e potrebbe, no, dovrebbe essere normalmente il quarto grado, cioè il Do diventa diesis, però il Do era già diesis, se lo voglio diesizzare un Do diesis diventerà doppio diesis. E così di seguito lo vedremo, insomma non è facilissimo, ci si perde un po' con questi doppi diesis, ma basta considerare il fatto che il doppio diesis è un diesis in una tonalità che ne ha tanti. E il be quadro in questo caso, in questa tonalità piena di diesis, il be quadro è un bemolle, cioè un abbassare una nota. Sentiamo l'inizio, molto carino. Ascoltarla è gradevole, è semplice, sarebbe stato tanto più semplice se Bach invece di scriverlo in Fa diesis maggiore l'avesse scritto in Fa maggiore, non cambia praticamente niente, togliete tutti i diesis. Ma la musica è la stessa, però Bach aveva un'intenzione didattica, oltre che anche forse scientifica, cioè dimostrare la possibilità di fare preludi e pezzi, fuga in ognuna delle 12 note della scala cromatica, e quindi a questo punto, al numero 13, doveva scrivere qualcosa in Fa diesis maggiore. Bene, come comincia il pezzo? Come molte invenzioni a due voci, c'è un tema proposto da una mano e questo stesso tema viene ripetuto dall'altra, con una leggera differenza perché vuole andare. Il tema è l'accordo di Fa diesis maggiore. E la risposta è con questa nota finale diversa, come in una fuga. Non ha lo stesso effetto, la stessa ragione di una fuga, ma anche nella fuga la risposta ha una nota diversa di solito. Bene. È un 12 sedicesimi, anche lì poteva scrivere in 12 ottavi, non cambiava niente, 12 sedicesimi un po' raro, 3 semicrome per 4 volte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'è molta più musica scritta in 12 ottavi, però lui qui l'ha voluta scrivere in 12 sedicesimi. Non so se questo ha delle implicazioni sulla velocità, non credo. Certamente non è più veloce di un 12 ottavi. Allora, accordo di Fa diesis maggiore. E adesso questo Re che urta con un Do. Il Do diventa un ritardo. Re. E il sesto grado di Fa diesis, però il Do è un ritardo che scende a Si, per cui in realtà è un quarto grado. Quindi eravamo Fa la Do e va a Si Re Fa. Poi di nuovo Fa la Do, poi Sol Si Re, secondo grado. Poi di nuovo, presumibilmente, Fa la Do,
Mi sol si, settimo grado. Fa re si, quarto grado, si re fa. Do mi sol si, quinto grado. Questi sono i gradi. Su una scala discendente. Re, do, si, la, sol, fa, allora sul re non mette re, fa, la, ma re, ma mette re, fa, si. Sul do mette presumibilmente do, mi, la, la, do, mi. Sul si mette sol si re, sul fa, sul la mette fa la do, sul sol mette mi sol si, sul fa mette fa si re fa, e poi finalmente la dominante. Quello che è interessante è come costruisce questa struttura. Allora, all'inizio le due voci si imitano. A questo punto le due voci si alternano. Fino a qui e poi accordo. È una cosa inusuale, inusuale, cioè praticamente quando io suono tu stai fermo, quando tu suoni io sto fermo. Sentiamo la seconda battuta. Fino a qui, qui sono insieme e qui riprendono. È una cosa che de deliziosa come effetto, perché dà una fluidità. Ta -ti -ti -ti, è tutto un susseguirsi di semicrome, solamente che su questa alternanza, visto che il tempo è in tre, la sinistra ne fa una e la destra ne fa due. Sentiamo questo inizio, c'è anche un trillo, è scritto piccolo nella mia edizione, vuol dire che c'è in alcuni originali ma non in altri, quindi si può anche togliere. Lo tolgo così si capisce meglio. Le ultime due note della sinistra. Mi, do, fa, 7, 5, 1 con l'accordo sopra. E qui, si diesis. Cosa vuol dire si diesis? Allora, vuol dire che modula, cambia, va in un'altra tonalità. Quali sono le tonalità parenti? Quelle che hanno un diesis di meno, cioè un bemolle, e quelle che hanno un diesis di più. In questo caso ho un diesis di più. I diesis erano 6, col si diventano 7. Qual è la tonalità che ha un diesis di più? Beh, ce lo dice il diesis aggiunto. Quando aggiungi un diesis è una sensibile, cioè un settimo grado della scala. La scala ha 8 gradi, se tu aggiungi un settimo, l'ottavo è facilmente trovabile, cioè se si è il settimo grado, di che scala? Della scala di Do, Do diesis maggiore. Effettivamente modula subito nella tonalità della dominante, Do diesis maggiore, e è interessante perché arriva a questa modulazione in una maniera melodica, era arrivato a un La diesis, Si diesis,
Do diesis, re diesis, mi diesis. Quindi era arrivato a questo la attraverso un si naturale. Si naturale la si diesis do. Bene, parto dalla battuta 4. Eccola qui, do diesis maggiore, quinto grado, sesto, presumibilmente primo, quarto, primo, scusate, quinto, primo. Ha fatto una cadenza perfetta e può ricominciare il pezzo in do diesis maggiore. Esattamente come all'inizio, solamente che mentre all'inizio sentiamo l'inizio. Qui fa una cosa diversa. Perché vuole arrivare a questo do doppio diesis. Che cos'è? È la sensibile di re diesis minore. Quindi ha una leggera parentesi nella tonalità relativa minore di fa diesis maggiore, re diesis minore. Però è solo una parentesi perché questo do doppio diesis scompare e compare il do diesis. Cosa vuol dire do doppio diesis? Quando in una scala molte note sono diesis, quasi tutte, se io ne voglio alzare una, non è che le cambio nome, non è che se avevo do diesis dico vabbè, adesso voglio alzare, uso re, perché il re, cioè devo cambiare quella nota con quel nome. Se volevo cambiare il do diesis, devo fare qualcosa con un do che sia un semitono più alto. Un do diesis, un semitono più alto, è do doppio diesis. Per questo esistono i do doppi diesis, perché sono dei do diesis alzati. Allora riparto da battuta 6, questo tema in do diesis maggiore. Interessante che il do diesis doveva arrivare a re, ma il mi sale a fa e il do diesis non arriva a re, il re è solo nel basso. Mi do re, però subito cambia. Invece di fare re fa la, fa si re fa. Do la mi forse. Sol si re. Fa la do forse. E adesso compare un mi naturale. Suona strano, perché ci aspettavamo. Invece, allora, un naturale in un contesto di diesis è un bemolle. In quel punto ha messo, se fossimo stati in fa maggiore, avrebbe messo un mi bemolle. Mi bemolle perché? Perché vuole fare il cromatismo mi naturale re bemolle. Sentiamolo. Invece di. Se sentiamo le note basse di queste frasi, doveva fare col mi diesis, e invece fa sol fa mi re do. Sta lavorando intorno al re diesis,
oltre ad avere il semitono sotto, do, do più diesis, re diesis, vuole il semitono sopra, mi naturale, re, do, do più diesis, re, da, 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 è tipico. Quindi non è una tonalità che ha il mi naturale, che sarebbe stato, quindi con due diesis, con un diesis di meno, sarebbe stato si maggiore. Ma si maggiore non ha il do doppio diesis. Quindi, il primo, diciamo, bemolle che incontriamo in questa tonalità sarebbe stato in fa maggiore il mi bemolle. Siamo in fa diesis maggiore il mi naturale. Ascoltiamo di nuovo da metà di battuta 6. Ecco qua. Un parto un po' difficile. Allora, vediamo cosa fa la sinistra. La sinistra è partita da battuta 7 con la diesis. La sol fa mi re do si la sol fa mi re do re. Quindi forte quella dissonanza del re diesis contro do doppio diesis e sol diesis. Ma questo re è un modo di è un salto fatto per scendere al do diesis. Do mi sol si. Settima di dominante, la diesis, do doppio diesis, mi diesis, sol diesis, dominante di re minore, di re diesis minore. Ed effettivamente a battuta 11 finalmente abbiamo il re diesis minore. L'accordo completo. Re, re. Di re diesis minore, relativa di fa diesis maggiore. Poi Sol, mi, sol, quindi che cos'è questo? Sol, mi, sol, la, do doppio diesis. E l'accordo di settima di dominante, solamente che alla settima al basso, la diesis, do doppio diesis, mi diesis, sol diesis, la settima di dominante. Stranamente, il basso sembra avere una settima che sale, ma in realtà il basso ha questa linea melodica. Sentiamolo con l'alternanza della destra. Qui comincia il tema, solo che questa volta comincia alla sinistra, in re diesis minore. Però si diesis, quindi il re diesis minore ce lo dimentichiamo, il si diesis ci fa pensare che siamo in do diesis maggiore.
Ed ecco qua una nota nuova, sol doppio diesis. Cosa vuol dire sol doppio diesis? Allora, in questo contesto, sol doppio diesis è come dire un diesis, c'è una nota diesizzata. Era sol diesis, diesizzata diventa doppio diesis. E in quale tonalità, se si diesizzano le settime note, di quale tonalità stiamo parlando? Di un la diesis, che però non sarà la diesis maggiore, ma sarà la diesis minore, la relativa di do diesis maggiore. Quindi siamo sempre in tonalità parenti, eravamo in fa diesis maggiore, suo parente stretto era do diesis maggiore, questa ne è la relativa minore, la diesis minore. È più difficile a pronunciare che a suonare, forse. Il basso fa proprio una figura tipica di la diesis minore. Fa, mi, re, do, re, mi, lo. Il canto un po' meno, perché non fa la sensibile, sol diesis fa la, si, mi, fa, re, do, mi, la. Però do, mi, la è proprio l'accordo di la diesis minore. Allora, vediamo un attimo, riascoltiamo battuta 12, questo passaggio che va da re diesis minore a, si potrebbe dire che passa da do diesis maggiore, ma più che altro va da re diesis minore a la diesis minore. Riprende il tema pa, pam, pa, pam, però con una nuova idea che compare qui per la prima volta, bellissima. Stiamo a sentire. Prima sentiamo un attimo il basso per capire il movimento che fa il basso. Siamo in la diesis minore, primo, quinto, sesto, primo, quarto, quinto, primo, un basso tipico. Ed è bellissimo come Bach gioca con la mano destra su questo basso. È una meraviglia. Allora, accordo di la diesis minore, accordo della dominante. Quindi mi diesis, sol doppio diesis, si diesis. Però non va alla tonica la do mi, va a fa la do, sesto grado. Qui c'è la tonica. Solo che Bach, invece di ripetere noiosamente la do, la, si inventa questa idea bellissima. Bellissima. Poi, quarto grado, quinto, primo, col tema. Il tema nella versione del basso, perché la versione del soprano, ricordiamoci, la sesta e la settima nota erano uguali. La sesta nota era uguale alla terza, scusate, e anche la settima. Fa la do, la fa do do. Invece nella versione del basso, fa la do, la fa re re. Il basso è più andante, va fuori, va in una direzione, mentre invece il soprano era statico. Adesso, qui, nel passaggio tra battuta 15 e 16, il soprano fa la versione andante, diciamo, che si allontana, che si allarga del tema. Ok, come
Comunque il primo accordo è La diesis minore, un Fa doppio diesis che ci fa pensare che stiamo andando in Sol diesis maggiore. Sol diesis maggiore è una tonalità che non si trova negli elenchi delle tonalità perché ha 6 diesis e un doppio diesis. Più avanti vedremo che il Mi è naturale, quindi sarebbe Sol diesis minore, Sol diesis minore relativa di Si maggiore, e che ci sta, perché Si maggiore era una parente che abbiamo già incontrato, un parente di Fa diesis maggiore. Comunque all'inizio non è chiaro se è Sol diesis maggiore o minore, perché non. A quando compare il Fa doppio diesis non compare nessun Mi. Sentiamolo. Sì, è Sol diesis minore, è vero. È Sol diesis minore perché il Si è naturale, se fosse Sol diesis maggiore avrebbe dovuto avere. Fatico a riconoscere queste tonalità. È Sol diesis minore, non c'è nessun dubbio. Ho detto una scemenza, il Mi naturale è una cosa che arriva dopo. È Sol diesis minore perché il Si è naturale, Sol diesis maggiore avrebbe avuto Si diesis. Invece questo è. Allora, modula da La diesis minore in Sol diesis minore. È una tonalità un po' lontana perché è un grado sotto. Che diventa? È come passare dalla minore a Sol minore. Non è un passaggio un po' insolito, ma Bach logicamente lo fa benissimo. Doppio diesis in basso ed eccolo qua il Sol minore. E su questo Sol minore ripete la stessa schema che ha fatto prima in La minore. Sentiamo il basso. Bellissimo basso e con sopra quella bella idea che aveva avuto in La diesis minore. Poi di nuovo, stesso schema, Mi doppio diesis, e allora dove siamo? Siamo in Fa diesis maggiore, quindi praticamente scende di grado, un gradino per volta, era in La diesis minore, scende di un tono, Sol diesis minore, scende di un tono, Fa diesis, ma non minore, Fa diesis maggiore. Do mi sol do diesis mi diesis sol diesis si naturale dominante di Fa diesis minore. Sempre con questo insistere sul Si naturale, che è una quinta diminuita sul Mi diesis. Ed ecco qui, Fa diesis. Conclusione. Allora, è interessante, era in Fa diesis maggiore con la settima di dominante battuta 20, Fa,
Mi. Perfetto. Poi Si Re Sol. Si diesis Re Sol, cioè Sol Si diesis Re, dominante della dominante. Ed ecco qui la dominante. Doveva finire, invece finisce in Fa diesis maggiore, finisce, è una cadenza che va invece che a Fa diesis maggiore a Si Re Fa, quarto grado, poi primo grado, presumo, poi secondo, primo, settimo, con questo bel salto di settima che scende, settimo grado, secondo, di nuovo settimo, ed ecco qui il quinto grado con la settima. Qui è strano, Fa, Sol, Do. Sono come due quinte di seguito, Fa, Do e Do, Sol, ma. Veramente non so il senso di questa cosa qua. Perché. Mi, Do, Fa, è una cadenza normale. Mi, Do, invece. Boh, bello ma strano. Eccolo qui, il Fa, la Do. Quarto grado, quinto grado. Vediamo se sentendo si capisce il senso di questo stranissimo Sol a battuta 23. Comincio da alla fine di battuta 18. Allora, Sol, Mi, Si, Sol, Do, La, Fa. Questa è la ragione di quel Sol. Sol, Mi, Si, Sol. È un Mi, Sol, Si. O Do, Mi, Sol, Si. Che poi va a un Fa, La, Do. Solamente che questo Sol arriva in un momento in cui il basso è già arrivato a Fa. Quindi il basso va a Fa. Quindi noi ci aspettiamo che il canto scenda. Invece il canto continua con quell'accordo Do Mi Sol Si. Do Mi diesis, Mi diesis, Sol diesis. È la forma dell'alternanza delle note che giustifica quel sol, credo. Tema iniziale, un'ottava sotto. Ma qui doveva fare, se avesse voluto continuare con l'inizio, invece fa. La destra non ritarda più, ma piazza un Si sull'accordo di Sol Si Re. E questa è la dominante Do diesis di Fa diesis maggiore.
E qui è l'accordo Do, Mi, Sol, Si. Qui va alla tonica minore, Fa diesis minore, perché doveva avere un La diesis. E invece mette il La naturale, che sarebbe una specie di La bemolle se fossimo in Fa maggiore, e anche il Re naturale, che è una specie di Re bemolle se fossimo in Fa maggiore, ma qui siamo in Fa diesis minore. Allora, interessante, tonica, Do, Mi, Sol, Si, tutti diesis. No, il Si è naturale. E poi in minore. Ripete la dominante. Ripete la tonica minore. Poi, questo qua è un sol diesis, si naturale, re naturale. L'urto fortissimo tra do diesis nel basso e re naturale sopra. È come se fosse l'accordo do diesis, mi diesis, sol diesis, si naturale, re bemolle, re naturale. Una nona minore. Rifaccio a partire da metà della battuta 26. La naturale. Dominante. Tonica minore. Dominante con la nona, dominante ancora, ed eccola qui la nona, sensibile al basso, sempre accordo di Do, Mi, Sol, Si, di dominante, ancora, con il Re bemolle. Sono sempre accordi di dominante con la settima o con la nona minore e poi finalmente il La diesis, quindi ritorniamo in Fa diesis maggiore. Invece di... Sarebbe stato bello, ma non poteva concludere se rimanevo in Fa diesis minore. Allora ritorna in Fa diesis maggiore perché sta finendo. E sentiamo il basso. Po, 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 po. Primo, quinto, sesto, primo, quarto, quinto, invece che quarto può essere primo, secondo, quinto, primo. Sono due interpretazioni molto, molto simili. Allora, primo grado, quinto, sesto. Presumibile primo. Qui possiamo considerarlo quarto o sesto, visto che c'è il sol. Bellissimo. Quinto grado, primo grado. Rifaccio un attimo da metà della battuta 26. Di quella nota, di quel sol, a battuta 23. Se qualcuno ha qualche suggestione, ha qualche idea, sarò ben lieto di sapere cosa ne pensa. Spero che sia servito. A risentirci, cioè, bye bye.